dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, nei loro guai, nei loro amori, tutto sono sbagliati e amici di In Piazza, ben ritrovati da Valentina De Carlo e da Silvia De Sandi. Oggi iniziamo una nuova puntata di In Piazza, dialoghi urbani. Sei preparata? Grazie, lo so. Seguiteci. Che cos'è questo affare? La coppa. Una coppa? E cosa hai vinto? I bambini di San Giorgio. Hai vinto tutti i bambini di San Giorgio? E come hai fatto? Papà, abbiamo visto il film poi abbiamo vinto i bambini di San Giorgio. Perfetto, non fa una piega. Ricordate sicuramente il concorso indetto da Lega Ambiente in collaborazione con la circoscrizione di Epigeo Tremare San Giorgio, in cui c'erano anche i nostri Verdi di Rabbia in giuria, Corti e Verdi. È stata sabato 5 giugno in occasione della giornata mondiale dell'ambiente e i ragazzi di Verdi di Rabbia hanno celebrato l'evento con Lega Ambiente, ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio. Qui abbiamo il gruppo del secondo premio, i bambini di San Giorgio, con Leonardo Scelsi e Rossella Mesto. Bene, spieghiamo ai nostri amici telespettatori di che cosa si tratta. Diciamo, il nostro cortometraggio ha voluto rappresentare la realtà del nostro quartiere con tutti i problemi, rifiuti, fogna che non c'è, che non esiste, strade non asfaltate, visti però dagli occhi dei nostri bambini, dei piccoli residenti, appunto, che sono loro, i bambini di San Giorgio. Quanto è stato difficile lavorare con i bambini, non voglio neanche immaginarlo. Sì, infatti, è stato divertente, è stato molto divertente, difficile, ma è stato molto bello. Raccontami un aneddoto. Lo devo raccontare veramente? E quando stavamo girando tra i rifiuti si parlava di Topo Gigio e all'improvviso è spuntato Topo Gigio. Topo Gigio. E i bambini, immaginate, lascio immaginare che cosa sia potuto accadere. Vedi, poi nella finzione anche il... Peccato che non avete avuto la possibilità di riprenderlo. Cos'è, il cameraman si è data gambe? No, in effetti è molto difficile perché è stato più abile di noi. Abbiamo cercato, ma è stato abilissimo. Oh, peccato. Peccato, peccato. Avrebbe fatto l'attore principale nel film. Com'è nata l'idea? L'idea è nata appunto dal Comitato San Giorgio, di cui noi facciamo parte, che vuole rappresentare, divulgare la realtà appunto del nostro quartiere. Da questo l'idea di fare un film che potesse appunto far vedere a tutti le condizioni di vita del quartiere. Sei contento? Sì. Che faccia simpatica. Tu hai fatto, che parte hai fatto? Non mi ricordo tanto. Devi guardare in camera, dai, tu che hai fatto cinema, guarda verso la telecamera. Io mi ricordo che ho detto i bambini di San Giorgio vogliono quartiere migliore. Bene, bravo, è preparato. Preparatissimo, preparatissimo. In effetti lavorare con loro è un piacere perché da impreparati nella loro spontaneità sono stati bravissimi, più bravi degli adulti. Ma gli avete in qualche modo imposto dei testi o comunque dei movimenti, come giustamente si fa durante delle riprese? Beh, c'era un testo comunque ispirato alla quotidianità, quindi comunque loro erano sì, presi dalla telecamera, però più o meno hanno fatto quello che fanno quotidianamente tutti i giorni. Allora, il messaggio del cortometraggio è un messaggio che in qualche modo tende a riqualificare il quartiere San Giorgio e ricordiamo che proprio a giugno voi state organizzando anche un altro evento. Il 26 giugno c'è un evento che si tiene già da un altro anno a San Giorgio, che è la passeggiata ecologica. Praticamente noi del comitato, con chiunque voglia aderire a questa iniziativa, ci rimbocchiamo le maniche e ripuliamo la spiaggia di San Giorgio, la liberiamo dai detriti e da tutto quello che riusciamo a trovare proprio sulla spiaggia. Che cosa chiedete per il quartiere di San Giorgio? Di migliorare questo quartiere e di non inquinarlo con i rifiuti, non inquinarlo. Perfetto, hanno le idee chiare, piccoli ma con le idee chiare. Parteciperete alla seconda edizione di Corti e Verdi?
Certo che parteciperemo, saremo sicuramente più preparati e gireremo sicuramente anche un altro reality del quartiere, con la speranza che sarà un po' più migliorato. Bene, io vi ringrazio per essere venuti qui da noi e vi lasciamo con un piccolo estratto del cortometraggio I bambini di San Giorgio. San Giorgio è un quartiere che si estende al sud della città di Bari. Da sempre definito spontaneo, esiste da più di 50 anni e mai alcun intervento pubblico è stato condotto per migliorare le condizioni dei residenti. Esistono abitazioni prive di fogna e l'unico tronco esistente riversa liquami in mare, scoperchiando di tombini. Manca l'illuminazione pubblica, manca la rete del gas metano, mancano le strade, la tangenziale che lambisce le abitazioni impedisce l'accesso alle case, se non con auto. Non c'è una piazza, non c'è un luogo di aggregazione, al di là della chiesa. I bambini di San Giorgio vogliono un quartiere migliore.